Loris Reggiani alla cassa del Bear Store. È cambiato ruolo? Bisogna trovare qualcosa da fare perché non si può mica finire la vita senza far niente. Ciao Loris, grazie di essere qua. Un invito di un amico, quello di Maurizio Bombarda, per l'inaugurazione del Bear Store. Giudizio sull'aria che si respira qua dentro. Ci sono moto campioni del mondo recenti, di gente che hai conosciuto benissimo, caschi di piloti che hanno fatto come te la storia del motociclismo. Anche di più. Anche di più. Un tuo giudizio, dai, sull'amicizia innanzitutto con Maurizio, il perché sei qua, raccontaci un po'. Intanto un'amicizia che dura, io non sono mai stato sponsorizzato a Rai, però lui veniva in pista, quando vedi le persone appassionate, poi si vedono da lontano, tra appassionati, poi ci si vuole automaticamente bene in ogni caso, poi dopo in pista ci siamo trovati quando io sono tornato poi in pista a girare per divertirmi, e loro anche, lui e i suoi figli anche venivano, abbiamo fatto qualche bella uscita insieme, ci siamo anche divertiti anche con le ginocchia sotto il tavolo. Buona regola. E poi vabbè, ho cominciato a usare i suoi caschi perché obiettivamente, vabbè, adesso non voglio fare pubblicità a nessuno, però ho sempre sentito parlare della Rai come del miglior casco del mondo. In effetti, quando lo metto in testa posso dire che si vede la differenza. Questo è uno spot gratuito, non mi hanno pagato. E vabbè, poi dopo siamo rientrati in confidenza e in amicizia quando mi hanno chiesto di fare una comparsata per venire a vedere l'apertura di questo nuovo store. L'ho fatto molto, molto più che volentieri, che ho trovato un bel ambiente, anche un gran bel negozio, devo essere sincero. Quindi ufficiale, scusa, Loris Reggiani, pilota ufficiale a Rai, a questo punto a Rai Berretti. Sì, assolutamente sì, perché vado in pista col casco a Rai. Quindi si preannuncia un ritorno alle competizioni, quello sotto il tavolo, dicevamo. Certo, sì, ecco, bravo. Che funziona. Senti, invece, raccontami del tuo modo di andare in moto adesso, nel senso, da pilota agonista, uno si immagina che comunque rimanga sempre impegnato, lo chiedo da appassionato, Loris Reggiani in questo momento quanto guida la moto? Cioè la guida ogni tanto o si toglie ancora delle belle soddisfazioni? La guido molto raramente, diciamo che in un anno vado in pista con i miei amici dell'Inda Racing, che è un team che abbiamo costituito noi in Darliti. In Darliti in romagnolo vuol dire un po' scemi, battacchioni. No, scemi, scimoniti, proprio gente che un po' confusa, che non sa bene cosa sta facendo o cosa farà dopo. Siamo motociclisti da tavola, come dicevo prima, sono diventato anch'io un motociclista da tavola, come potete vedere. Con grande successo. Ci divertiamo molto di più ai box con una salsiccia piuttosto che in pista, perché quando io vado in pista mi diverto, non posso dire di no, ma quando poi mi fermo a vedere i tempi che ho fatto e mi ricordo quelli che facevo, mi viene da piangere. Allora per fortuna vedo qualcosa sulla tavola e dico solo così. E non è merito delle cipolle. Senti, organizziamo un'uscita con, dato che c'è qua anche Luca Cadalora, chiamiamo un po' quelli veri, no? Voi dei veri, e si va a farla fuori con Bombarda, noi ci spiega davvero come si guida con quell'oggetto lì rosso che c'è. Sì, è quello che sto cercando di spiegargli da un po' di tempo, e adesso cercavo di spiegarmi che però la batteria fa delle bizze, quindi sta aspettando la batteria da un anno, insomma qualche scusa la trovo sempre. Campate sul giusto per. Senti, qualche pronostico 2012, parliamo un po' di competizione generale. Abbiamo Tony Cairoli che sta vincendo il Mondiale Cross, lo vince? Sì, sì, Tony Cairoli vincerà tutti i Mondiali Cross ai quali parteciperà, per quanto mi riguarda. Un Superbike e un MotoGP così, dai, parliamo al volo, giusto un giudizio da, ovviamente, da appassionato. È banale, cioè direi delle banalità, perché direi le stesse cose che dicono tutti. La MotoGP se la gioca la Lorenzo Stoner. Ma allora non scommettiamo su di loro. No, perché infatti, ma nella Superbike sono i 3-4, quelli che conosciamo tutti, quelli che si sono divisi le vittorie fino adesso, quindi direi solo delle banalità, non si possono fare. Per fortuna ancora non siamo a livello di poter fare un pronostico così presto nella stagione. Allora, facciamo un altro pronostico, pronostico vero. Loris Reggiani, Luca Cadalora, Lucchinelli e Bombarda. Chi vince? Loris Reggiani. Chiaramente, a mani basse. Sempre stato così. Ah, perfetto, è andata. Non è vero.